Mi hanno fatto sedere su di una pietra. E lei bisognato spararci per forza. Perché dietro di noi c'era la mitragliatrice. E poi si è comandati, non bisogna rifiutarsi. Ma per questo ne sono molto dispiaciuto. Benché ne ho visti di morti. Ma così mi ha fatto senso. All'età di 34 anni. Però non ha moglie né genitori. Altro che una sorella. Bisogna essere anche assassini. E potrò venire a casa e ti racconterò tutto. Mia cara Lucia, quando questa lettera ti sarà pervenuta, io sarò morto fucilato. Muoio innocente del crimine di abbandono del posto che mi è imputato. Mamma, vincerò chiamandoti, morirò invocandoti, ed il tuo spirito aleggerà intorno a me accarezzandomi, confortando. La guerra è tutto un pericolo, un'insidia, ma questo non significa che il vostro Emilio debba proprio esserne immolato e poi ho la pelle ben dura. Genitori con il sangue tutto stravolto dalla paura. E con la mente di continuare a dire che sono gli ultimi momenti della mia vita, perché dove mi trovo è un inferno assolutamente. E vi prego, voi altri, di pregare per me, che forse abbia a ritornare ferito, di poter venire ancora in Italia, ma la mia paura è quella di restarci sull'altipiano. Genitori, adesso vi dico di stare in allegria e di non pensare a me, che se resterò bisognerà portare pazienza, perché rimediarci non si può assolutamente. Se invece di scappare fossi rimasto prigioniero dei tedeschi, avrei avuto una vita salva. E il destino, non credi? Nel rimirare la tua bella immagine mi sentirò ancora più vicino a te. La mia vista non si stancherà mai di rimirarti. Baci, tuo Peppino. Addio, addio coraggio. Non mandatemi niente, che non so che farmene. Prega il Dio per il tuo povero Felice, che mi sembra impossibile che possa avere la fortuna di ritornare. Addio, vostro figlio Luigi. Gradite il mio bacio, che non può. Non può essere l'ultimo, statene certi. Addio, speriamo bene. Ora danno le licenze, chissà che avvenga anche per me quel giorno di potervi baciare. Addio, giorni felici. Ti prego di farti coraggio e di stare contento. Che io sono forte abbastanza e me ne fo, deciso di seguire la mia sorte. Addio vita. Il mio ultimo pensiero è a te. Addio. Fino alla fine. Addio. Spero di rivederti in un mondo migliore. Addio. Pregate, forse potete salvarmi. Addio, cara bimba mia. Studia e fai la buona bimba. Di me non ti preoccupare, che ti voglio bene.